Benvenuti amici di Canale 8, siamo nello spazio retrostante la chiesa di Sant'Atanasio per assistere alla Nox Heliconis, una notte appunto dedicata all'arte. Sarà il primo di due appuntamenti che si svolgeranno appunto a Ficarazzi, è riguardante tutta una serie di manifestazioni artistiche, dai disegni che vedete alle mie spalle a una rappresentazione teatrale con il fantasma dell'opera che a breve andremo a visionare. Noi ci siamo limitati a interpretarlo però come un espediente narrativo, come una storia che parla da un decennio. Un giovanissimo conte della nobiltà francese decaduta dopo la rivoluzione, una bellissima cantante di musica lirica, giovane talento, e i loro rapporti d'amore e odio per un mostro. Il padre di Christine era anche un buon amico del padre di Raoul. Poi, alla sua morte, per colpa di differenze sociali che prima erano molto più marcate che adesso, non era così facile che un ricco e un povero facessero amicizia come oggi. Anche oggi è difficile, figuratevi allora. Quello che accade, appunto, è che Raoul riscopre un po' questa sua amica perduta. Comincia a ricordare qualcosa di lei. Ricorda soprattutto che il padre di Christine aveva una fede strana, molto strana. Gaston Leroux la definisce come un cristianesimo musicale. Pensava che alla vita di ogni artista, in un momento non ben definito, quando l'artista ne avesse necessità, discendesse un angelo dal cielo, chiamato l'angelo della musica, che insegnasse per l'appunto a cantare, a recitare, fare tutto quanto al suddetto artista. Ed è personale per ognuno di noi. Christine ci crede sul serio a questa cosa. Raoul rincontra Christine, che è accompagnata per quella sera da un misterioso accompagnatore in rosso. Cose cambiano, mia cara Christine. Alcune le accettiamo di buon grado, mentre le altre le consentiamo il rimpianto. La vostra amicizia è una di queste. Che ti prende, mia cara? Paura. Sapreste mantenere un segreto. Christine, mi spaventa. Sapreste mantenerlo. Ma certamente, farei qualsiasi cosa per voi. Allora, siamo rassicurati. Mi sono decisa di dire cosa di grave. Ricordate la leggenda dell'angelo della musica. Come potrei dimenticarmene? Fu proprio tra le mura di questo teatro che vostro padre ce ne parlò per la prima volta. Quello stesso giorno, tra le mezze di una messa, quando sarà in cielo bambino mio padre. E ora, mio padre in cielo, e io ho ricevuto la visita del promesso angelo. Non ne dubito. Non mi credete, non è vero? Non ho detto questo. Allora cosa ne pensate? Cosa ne penso? Penso che una creatura umana non potrebbe cantare come avete cantato voi l'altra sera senza che il cielo stesso vi partecipi. Allora mi credete, sapete, lui viene a trovarmi giornalmente. Fisicamente? Sì, nel mio camerino. Nel vostro camerino? Sì. Tutti i giorni? Non ha mai saltato un singolo appuntamento. Vi saluto, mia cara. Che vi prende, Raoul? Siete libera di credere in ciò che volete. Thank you.
nessuno. Ma è così. Raoul dubitava fortemente della salute mentale di Christine dopo questa conversazione. Raoul era un sognatore, uno di quelli che sognano coi piedi per terra. Siamo con Giacomo Pedone, uno degli organizzatori dell'evento Nox Heliconis. Giacomo, due parole, ci spieghi meglio questo evento, questa manifestazione. Allora, innanzitutto è stata una manifestazione quest'anno fortemente voluta innanzitutto da noi organizzatori, io che sono Giacomo Pedone, ma anche insieme con Alessio Manna e Clara D'Alba. L'anno scorso ha avuto un successo abbastanza, un grande successo, e abbiamo portato in scena il Cyrano de Bergerac, abbiamo portato sulla scena anche dei poeti, uno scultore, Salvatore Di Prato, la cui statua è esposta nell'ingresso comunale. E quindi sulla scia del successo dell'anno scorso, quest'anno abbiamo voluto replicare l'avvenimento. Un avvenimento che subito ha lasciato entusiasta l'assessore alla cultura, che ha voglia di fare sia cose nuove, ma anche di, come dire, recuperare determinate manifestazioni del passato. Allora, diciamo, con concordia di intenti, ancora una volta ci siamo rimessi a riorganizzare quella che era Nox Heliconis. Il problema, se così si può definire, è che venne a mancare questa volta la location. Villa Merlo l'anno scorso offriva, nonostante diciamo il suo stato, ma di per sé offriva una grande suggestione. Quest'anno purtroppo non è utilizzabile per mancata manutenzione, ma questo non è un problema che non si è limitato, la voglia di farla vi era comunque, e allora abbiamo un pochettino girato i posti di Ficarazzi e abbiamo trovato la disponibilità di Padre La Sala, che con molta affabilità ha detto che potevamo realizzarla qui, e noi, forti del suo consenso, del consenso dell'amministrazione e contando sulle nostre forze, oltre a quelle appunto dell'amministrazione stessa, abbiamo realizzato lo spettacolo. Ci spieghi un attimino questo angolo con questi disegni, appunto, poi magari ne vedremo anche l'autrice di questi elaborati. Allora, come ho detto poc'anzi all'inizio della manifestazione, si tratta di una ragazza piccola anagraficamente ma anche artisticamente. Il suo percorso è ancora all'inizio, ha appena 14 anni, però il nostro intento in questo tipo di manifestazioni è di promuovere gli artisti che nessuno conosce, in erba, che hanno passione per approfondire, la passione di approfondire, la voglia di studiare e quindi di crearsi un bagaglio artistico che li possa portare in alto. E noi questa sera abbiamo invitato Annalisa D'Alba, che come potete vedere ha realizzato tutta una serie di disegni con il chiaroscuro, abbiamo accolta abbastanza con gioia in questa manifestazione. La pittrice la prossima volta invece è già una ragazza un po' più grande, ha, se non sbaglio, 25 anni, e presenta ovviamente una tipologia differente, cioè, di quadri, una maturità, uno stile, una maggiore maturità. Amici Canale 8, siamo con Alessio Manna, altra anima dell'organizzazione della Nox Heliconis, appunto la notte dell'arte. Alessio, dici la tua su questo evento. Ma intanto, come già avrà detto durante la presentazione Giacomo Pedone, che ringrazio per l'impegno che svolge all'interno della redazione del mio giornale, questo è praticamente il seguito dello scorso anno. Noi lo scorso anno abbiamo cominciato con questo esperimento, con questa Nox Heliconis a Villa Merlo quella volta, ed è riuscita bene. Abbiamo visto che la gente ha partecipato, la gente ha gradito, anche perché si tratta comunque di un tipo di spettacolo un po' diverso. Ricordiamo ai nostri telespettatori che l'associazione Controcorrente si occupa, ci spieghi meglio un attimino, opera appunto. L'associazione Controcorrente, oltre al campo editoriale, oltre alla produzione del giornale, del mensile Controcorrente, si occupa anche di eventi culturali di vario genere all'interno del tessuto sociale di Ficarazzi.
realtà l'amministrazione comunale, quindi invito se l'assessore Rammacca vuole spendere due parole per questa manifestazione in rappresentanza di tutta l'amministrazione. Grazie. Diciamo che è semplice spendere due parole, nel senso che intendo fare i complimenti veramente sentiti a questi ragazzi e lodarne l'impegno e lo spirito. Di questi tempi non è facile, diciamo, vedere giovani così impegnati in questo mondo, in questo settore, proprio per patrocinare cultura e l'evento per quanto mi riguarda sia un po' quello che manca oggi. E quindi doppiamente grazie ragazzi per l'impegno profuso e per il messaggio che è trasmesso. E ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale. Grazie a tutti voi, siete intervenuti. Amici di Canale 8, siamo con Giuseppe Castello, regista e leader del gruppo Arsenico Caffè. Abbiamo visto, Giuseppe, avete magistralmente rappresentato il fantasma dell'opera. Ecco, due parole sul vostro gruppo e su questa serata, Nox Heliconis. Ok, partiamo dicendo che non sono il leader, cioè siamo in due, io mi occupo del teatro, lui si occupa della musica, quindi abbiamo, diciamo, un ruolo complessivo, lui è la sposa della mia vita sotto questo punto di vista. Ah! Sì, dal punto di vista artistico, per il resto no, almeno. Meglio per ora nascerà qualcosa. In almeno non ancora, infatti. Ok, ragazzi, ecco, spiegateci un attimino la vostra attività e ecco, anche per i nostri amici che ci guardano dallo schermo. Dunque, tutto è iniziato quando io e lui ci siamo visti così. Vi siete incontrati, ecco. Sì, esattamente. Essendo tutte e due dentro una passione per due arti diverse, per me la musica, per lui il teatro, abbiamo detto, non abbiamo mai lavorato insieme, meglio collaborare qualche volta, ed è nato il gruppo. Quindi da questo primo nucleo poi si è allargato, ecco, vedo altri componenti. Sì. Che adesso, se mi permetti, vado anche a presentare. Io ti seguo. Allora abbiamo Vincenzo Vitale. Buonasera. Salve. Alessia. Buonasera. Che purtroppo non mi viene momentaneamente il tuo cognome. Di Maria. Grazie. E Fabio Aiello. Buonasera. Ricordiamo agli amici di Canale 8 che hanno appena terminato, ecco, una rappresentazione teatrale e quindi sono abbastanza scarichi. Tutto è nato come una pseudo recensione della cosa. Ossia recensire tramite il mio sottofondo musicale un libro, un copione o un film. Poi però ci è stato chiesto di fare qualcosa di più grande. Allora abbiamo chiesto aiuto ai nostri amici. La prima volta Alessia non c'era, c'era Giulia, un'altra attrice. Non c'era anche Fabio, c'era solamente Enzo, Vincenzo all'inizio. Adesso abbiamo ampliato e dopo prove, dopo tante pene, dico bene Peppe? No, molte, moltissime pene. Purtroppo non è facile fare arte al giorno d'oggi, cioè non penso di dire niente di nuovo agli artisti siciliani ma anche italiani, non penso di dire niente di nuovo, vuol dire che è veramente difficile fare arte, mancano sempre i soldi. Manca anche il tempo, perché comunque non veniamo presi la maggior parte del tempo sul serio, soltanto al risultato compiuto dopo ci vengono a dire siete stati molto bravi, grazie. E il pubblico di Ficarazzi, abbiamo visto, ha risposto con un grande applauso, quindi... Già la seconda volta che viene sempre numerosissimo, questa è una cosa che mi fa piacere sotto il punto di vista, diciamo, culturale, perché... Parliamoci chiaro, non te lo aspetti una così tanta affluenza, invece poi quando vedi tutte queste persone qui... che poi vengono anche a farti complimenti, hanno detto che hanno provato qualcosa, hanno provato qualche sentimento dentro, allora capisci che non stai facendo questo per niente. Ed è una bellissima cosa. Quindi. Grazie allora, buon lavoro, in bocca al lupo. Sai che vuoi, arrivederci, ciao. Siamo con Annalisa D'Alba, l'autrice di questi disegni che sono esposti qui alle nostre spalle, diciamo un po' intorno a noi. Annalisa, i tuoi disegni sono all'interno appunto di questa manifestazione che abbiamo detto prima, si chiama Nox Heliconis, ecco, la notte dell'arte. Ci spieghi un attimino cosa hai rappresentato? Un po' di tutto, un paio anche dei monumenti di Ficarazzi, tipo il castello e la scuola come era un tempo. Poi, ci sono anche dei personaggi, vedo lì, sì. Marilyn Monroe. Sì, e anche Johnny Depp. Ecco, anche gli attori. E poi uno è una mia parente, questa bambina qua, e la mia cuginetta.
E poi altri tre li ho fatti a scuola. Col mio professore. Ricordiamo che Annalisa è una giovanissima artista, 14 anni. Sì, fra due mesi esatti ne faccio 15. 15, però già, come vedete, appunto, produce tutta una serie di disegni. In chiaroscuro, perché ancora mi devo insegnare a fare coi colori. Vabbè, una cosa alla volta. Spero che questo secondo anno di liceo mi servirà per imparare nuove tecniche. Nino Cellicola, organizzatore della Estate Ficarazzese. Nino, abbiamo visto poc'anzi esibirsi il gruppo teatrale in seno a questa manifestazione Nox Heliconis, che è inserita all'interno del calendario dell'Estate Ficarazzese. Ecco, ci spieghi un attimino, ci dici anche la tua, ecco, tu su questa serata. Per me è stata una sorpresa, perché non avevo mai, non conoscevo quest'opera, o meglio questa come dire, rappresentazione. È stata bellissima, mi è piaciuta tantissimo e sono contento che questi ragazzi, insomma, danno praticamente un loro contributo culturale per quanto riguarda appunto il programma dell'Estate Ficarazzese. Comunque adesso continua con altre serate. Noi appunto ricordiamo, giorno 11 ci sarà un trio d'eccezione nel lato della chiesa Sant'Atanasio, dove ci sarà Vincenzo Mancuso, mitico chitarrista di De Gregori, con Rosalina Guzzo, loro fanno musica celtica. E poi ci sarà giorno 16, a conclusione dell'estate, una cover band di André. E insomma, speriamo di aver dato il nostro contributo musicale, culturale, insomma, al nostro paese. Sicuramente un ricco programma, appunto, dalle cover band a queste forme d'arte, ecco, varie. Sì, noi il prossimo anno cercheremo di fare ancora il nostro meglio. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto anche poco tempo, perché l'amministrazione si è insediata a maggio, quindi non abbiamo avuto molto tempo per selezionare, però diciamo che almeno penso di aver dato il mio contributo, insomma, di una buona riuscita dell'Estate Ficarazzese, e invito tutta la cittadinanza a partecipare ancora più numerosi alle nostre iniziative. Anche perché ancora il programma non si è chiuso, ricordiamo ci sono altri eventi, insomma ancora numerosi questo scorcio d'estate. Sì, ora la prossima è sabato, venerdì 31, anche in diretta dalla vostra TV, dalla vostra televisione, ci sarà il Festival del Mediterraneo a Parco Robinson. Poi sabato ci sarà Totò Borgese, grande cabarettista, sarà al Relax Park, e poi seguiranno altre serate che io in questo momento, non avendo il calendario, non me le ricordo. Proprio perché ricordiamo, appunto, è abbastanza ricco. Grazie ancora, Nino. Grazie a voi, buona serata e buona estate.